Buongiorno, oggi nuova installazione, andiamo sopra il tetto, c'è Amos che sta preparando il cestello perché ci serve il cestello per portare tutto sopra. Quindi saliamo e andiamo. Allora, il tetto oggi è un po' sfogliatina, io la chiamo, perché veramente non ci sta quasi niente, quindi ci dovrò andare a mettere su alcuni punti delle contropiastre, invece su un altro dove prende il cemento del tetto, il cemento armato, lì ci andrò a mettere corante chimico. Quindi qua faccio vedere, questo è tutto cemento armato, quindi diciamo che tiene tranquillamente. Questo faccio vedere qui, eccolo qui, questo in pratica ha la contropiastra sotto perché il tetto non regge, quindi contropiastra e vi faccio vedere la tenuta, cioè deve portare via il tetto, quindi è bello resistente. Qua sotto hai fatto? L'hai messa? Questa la devi tirare un po' di più. Una volta che si tira, abbiamo predisposto già le barre, quindi la andiamo a montare. Allora, eccoci qua, la struttura l'abbiamo fatta, tutto quanto. Adesso nel frattempo andiamo a mettere i pannelli e a fare la calata. Allora, sopra la struttura adesso andiamo a vedere, vedete Amos ha fatto già la predisposizione, la discesa dei cavi. Non so se si vede bene, ma è un po' in controluce. Eccolo il tubo, e poi andrà dentro il garage dove saranno posizionati inverter e batteria. Già l'abbiamo posizionati, eccoli qua, batteria 10 kW, inverter da 6, normali controlli, tutto quanto. Adesso vi faccio vedere la parte di sopra, perché tra un po' andiamo a installare i pannelli. Allora, eccoci qua, finalmente abbiamo montato tutti i pannelli, spazio più adatto, è fatto un po' tardino, però capita, ci sono ogni tanto degli inconvenienti. L'abbiamo montati e niente, avete visto qui. Poi abbiamo fatto tutta la calata qui sotto, ve la faccio vedere qui, c'è Amos là dietro che sta sopra il cestello. Dopo scendiamo sotto, anzi domani mattina scendiamo, finiamo a fare tutti i lavori e attiviamo. Quindi ci vediamo domani mattina. Buongiorno, oggi andiamo a collegare impianto, vedete lì ci sta Claudio che sta facendo i connettori per collegarli tutti insieme e io vado a passare il cavo perché ce ne mancava, quindi niente, adesso lo andiamo a passare e poi andiamo sotto a collegare l'impianto e andiamo pure a configurarlo, e nel prossimo video vi faccio vedere come montiamo le linee vita. Quindi seguici sempre di più, iscriviti al canale, lascia soprattutto un like e adesso passiamo il filo e poi andiamo sotto. A posto. Allora, filo tirato, finiamo a collegare e andiamo sotto. Abbiamo fatto passare i fili, buongiorno Amos. Buongiorno. Ecco qua la nostra calata, tutta bella pronta. Adesso andiamo dentro, colleghiamo e li mettiamo in tensione e facciamo partire l'impianto.
Buongiorno a tutti, ora procederemo all'accensione dell'inverter e batteria e la loro programmazione. Abbiamo finito di cablare il quadro delle stringhe della corrente continua proveniente dai pannelli sul tetto. La corrente alternata già era stata precedentemente collegata e predisposta. Canalette, inverter, tutto quanto è stato montato a regola d'arte. Adesso procediamo a chiudere il centralino della parte di corrente continua che abbiamo da poco finito a cablare e ora andremo a attivare la corrente. Ora andremo ad accendere il tutto. Avviare l'impianto e fare le programmazioni. Entriamo dentro il menu dell'inverter. Ora ci richiede di aggiornare la versione del software perché obsoleta, caricare i pacchetti e attendiamo lo scaricamento e l'aggiornamento. Rieccoci qui di nuovo. Abbiamo aspettato che tramite app aggiornassimo l'inverter e i blocchi batteria. Siamo pronti per andare avanti con la configurazione dell'impianto. Questa è l'impostazione, diciamo, guida rapida per i passaggi quelli più diretti. Selezioniamo paese area geografica, Italia, codice di rete, quello impostato da normativa CEI. Diamo il tempo all'impianto di riconoscere tutti i vari componenti e adesso procederemo a inserire la nome della rete wifi e la password per connettere l'impianto in rete e poterlo monitorare tramite app. Allora, sì, abbiamo selezionato il nome della rete wifi e la password e aspettiamo il collegamento dell'inverter al router. Aspettiamo che avanza la percentuale. Ok, come vedete dalla schermata, abbiamo allineato e collegato l'inverter alla rete wifi di casa in modo che il cliente in questo modo potrà tramite la sua applicazione vedere in diretta la produzione, la percentuale di carica batteria o la percentuale di batteria rimanente. Procederemo a fare l'invito al cliente tramite email dal sistema per scaricare l'applicazione e ovviamente registrarsi con il suo account. Grazie di tutto e al prossimo impianto.